Onora tuo padre e tua madre. Se vogliamo conoscere la nostra maturità affettiva, dobbiamo chiederci quale educazione alla affettività abbiamo ricevuto nella nostra famiglia. Perché amare è un'arte che si apprende tramite l'esperienza diretta e l'osservazione di come altre persone sanno amarsi. Tutti abbiamo bisogno di una scuola di amore, tutti abbiamo bisogno di scoprire l'autentica vocazione della nostra vita. Esiste un luogo sacro nel quale Dio vuole regnare, nel quale gli uomini possono incontrarsi senza aver paura l'uno dell'altro, la famiglia. Per vivere pienamente dobbiamo imparare ad amare come Dio ci ama, amare nel suo amore le creature, le cose, e questo si impara in famiglia. Anche Gesù, pur essendo il volto dell'amore di Dio in mezzo a noi, vero Dio, imparò ad amare in una famiglia umana. Quell'amore che esortò a partire dal suo esempio a scambiarci gli uni gli altri. Gesù disse: «Come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri». Questo come è molto importante. Ci si deve amare come vuole Gesù, non come penso o voglio io. Il quarto comandamento apre la seconda tavola della legge e indica l'ordine della carità verso il prossimo. Dio ha voluto che dopo di Lui onoriamo i nostri genitori, li amiamo, i nostri genitori ai quali dobbiamo il dono della vita e la conoscenza di Dio. Ricordati, Gesù amava Giuseppe e Maria e stava a loro sottomesso. Il quarto comandamento si rivolge così in modo particolare ai figli in ordine alla loro relazione con il padre e la madre. Essendo questa una relazione di carattere universale e di primaria necessità. Amandosi in famiglia nel rapporto genitori-figli, figli genitore, si cresce in modo armonico, equilibrato, bello. L'osservanza del quarto comandamento comporta anche un'effettiva ricompensa di pace e di prosperità, una benedizione duratura che si estende di generazione in generazione. Al contrario, la trasgressione del quarto comandamento comporta gravi danni alla famiglia e alla comunità. Tuttavia, il comandamento dell'amore e dell'onore dovuto ai genitori si estende anche ai rapporti di parentela e a modo concentrico anche ad ogni tipo di relazione sociale o politica, ogni autorità legittimamente istituita. Tuttavia possiamo riferire questo comandamento anche ai genitori stessi che devono relazionarsi secondo la volontà di Dio
verso i propri figli, verso il modo più conveniente al loro bene e rispetto alla propria indole e personalità. I genitori non devono dunque esasperare i loro figli con pretese superiori alle loro forze. Il Catechismo della Chiesa Cattolica sottolinea anche che i genitori avranno cura di non costringere i figli quanto alla scelta della professione né quanto a quella del coniuge. Figlio, figlia, devi rispettare i tuoi genitori perché ti hanno dato il dono della vita, l'amore e il frutto del loro lavoro per la tua crescita e il tuo sostentamento. Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare i dolori di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato. Che darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Il rispetto filiale si manifesta attraverso la riconoscenza, la docilità e la vera obbedienza. Figlio mio, osserva il comando di tuo padre. Non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Quando cammini, ti guideranno. Quando riposi, veglieranno su di te. Quando ti desti, ti parleranno. Ricordati che il quarto comandamento ti comanda di essere attento e responsabile verso i tuoi genitori, aiutandoli nella loro vecchiaia, nella loro solitudine, malattia e indigenza. Tutto questo senza allontanare lo sguardo o l'attenzione alle tue necessità. Ma quello che puoi fare per loro, questo lo devi fare. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia. Non contristarlo durante la sua vita. Anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno del vigore. Chi abbandona il padre è come un bestemmiatore. Chi insulta la madre è maledetto dal Signore. E ora ti faccio una domanda semplice. Dici grazie ai tuoi genitori? Grazie a tuo padre per il lavoro che ha fatto e continua a fare per te. Con il frutto delle sue fatiche tu sei stato cresciuto. Grazie a tua madre per il cibo che ogni giorno ti prepara. Te lo ha preparato con amore, lo ha fatto per te. Ti sembra tutto dovuto? E ti chiedo, hai forse imprecato contro i tuoi genitori? Li hai offesi gravemente, li hai umiliati? Hai detto loro brutte parole? Forse hai osato alzare il tuo sguardo in modo sfrontato, arrogante, con dileggio, presa in giro verso di loro? Hai usato alzare la tua mano per cuotere forse chi ti ha dato la vita? Ricordati che non osservare il quarto comandamento è grave. Occorre confessarsi, chiedere perdono a Dio e anche ai tuoi genitori. Ama sempre i tuoi genitori, prega con loro e ringrazia il Signore per la loro presenza. Un giorno forse anche tu sarai padre o madre. I tuoi figli possano rallegrare la tua vita e, obbedienti al comandamento del Signore, amarti e onorarti tutti i giorni fino alla comunione piena che vivremo per sempre nel Signore. Pace e bene.